Barbara Cominelli, che piacere intanto fare questa chiacchierata con te, perché sei un'issima managerissima, diciamo così, e non lo dico fuori luogo. Sei a capo del marketing e dell'operation di Microsoft dal 2018, prima una carriera in Vodafone e poi ovviamente pregresse esperienze, ma soprattutto sei una sostenitrice, insomma, del fatto che proprio a partire dal digitale, che noi anche nel nostro paese potremo vedere un cambio di cultura e anche nei modelli di leadership. Ci spieghi perché? Allora, in queste settimane tutti quanti abbiamo vissuto, no? Un'accelerazione straordinaria della digitalizzazione del nostro modo di lavorare, no? Quindi noi più o meno diciamo 2 anni di trasformazione digitale in 2 mesi. E tutti quanti, no? Abbiamo fatto questo salto verso una forma di smart working chiaramente un po' estrema. Però ci ha fatto capire che lo smart working funziona, si può fare, che è un modello che se fatto bene libera produttività, libera un modo molto più flessibile, più agile di lavorare, libera benessere sia e risparmio sia per l'azienda e benefici per il dipendente. E questo l'abbiamo visto fare soprattutto sulle grandi aziende leader, le aziende che erano già pronte e che non solo hanno fatto un deployment tecnologico, ma hanno fatto anche un salto proprio nel modello organizzativo e nel modo di lavorare, che vuol dire sostanzialmente empowerment delle persone. Nel momento in cui fai questo passaggio e vuoi sfruttare al massimo un modello di lavorare flessibile, è chiaro che le persone non le puoi gestire con un approccio micromanagement, ma devi farle lavorare per obiettivi. Sicuramente devi fidarti delle persone e quindi c'è un ingaggio basato proprio su un modello dove io ti do degli obiettivi e tu a questo punto mi porti dei risultati, non contano le ore alla scrivania, non contano le ore in ufficio, ma conta il risultato che porti. Tant'è che alcuni clienti con cui parliamo ci dicono: stiamo iniziando a capire che l'ufficio è uno degli strumenti che ho a disposizione per lavorare, non è il luogo del lavoro, no? E questo si porta dietro dei benefici che insomma sono sotto gli occhi di tutti. Ma anche poi comporta per ottenere i veri benefici un cambio un po' di leadership, quindi il capo che non è il capo che controlla, che comanda, che decide tutto lui, che magari in certi casi fa un po' di micromanagement, ma è un capo che diventa un po' più un role model dei valori della cultura dell'azienda, del purpose, un capo che è un coach. E quindi non si focalizza tanto sul dirti cosa fare o trovarti la soluzione, ma è il capo che ti aiuta a crescere, che ti aiuta a trovarle tu le soluzioni, che ti aiuta, diciamo, anche a prenderti dei rischi e a fare qualcosa di nuovo. E poi, diciamo, è anche un capo che si prende cura delle persone. Noi diciamo queste tre cose, no? Role model, coach, care. E in questo periodo, più che in altri momenti, no, si vede quanto vale l'empatia, quanto vale essere vicini alle persone, no? Quanto conta chiedere come stai. Quanto conta cercare, no, di capire anche le paure, le difficoltà delle persone per aiutarle anche da questo punto di vista e non soltanto sui task, diciamo, puramente professionali. Quindi io credo che sì, che questo nuovo modello di leadership sarà molto agevolato dal modo di lavorare in digitale, che è chiaro che io vedo uno spazio più grande, più facile per la leadership, diciamo, non voglio entrare negli stereotipi, no? Ma per dei modelli che sono, diciamo, insomma, che vediamo più, un modello un po' più femminile, se posso usare questo, no? Quindi. Finché parlavi, stavo proprio ragionando su questo, e anche complimenti, perché nel raccontare il nuovo modello di leadership non hai parlato di femminile, perché sarebbe bello, esatto, superare anche lo stereotipo, anche se ovviamente viene in mente che forse è un modo di vedere le cose che è sempre stato più vicino alle donne, che magari hanno anche avuto sempre meno modo di rappresentarlo, no? Poi negli ambiti e nelle stanze del potere. Sì, però alla fine, nel momento in cui si ragiona, si premiano le persone sugli obiettivi e sul merito. Contano i risultati, non le ore passate alla scrivania in ufficio. Questi due temi sicuramente possono, no?
creare una situazione dove certi bias magari non ci sono più, si guarda in maniera un po' più oggettiva, no, i risultati per decidere chi deve crescere. Quindi può essere che anche questo sia un elemento, no, che liberi, che ci porti a liberare un po' di diciamo un modello diverso di guardare alle carriere anche di uomini e donne, insomma, superando qualche bias. Proprio a proposito di carriere, di tecnologia, anche mi sono dimenticata nella brevissima presentazione che ho fatto di te, di ricordare che sei tra le 50 donne, insomma, più influenti in ambito tecnologia in Europa, e poi che sostieni come la tecnologia sia un altro driver per superare, insomma, per poter inglobare tutti i tipi di talenti, no? E anche le disabilità per certi versi. Oltretutto, insomma, come Microsoft avete investito 1,5 miliardi in Italia per lo sviluppo e anche per formare 1,5 milioni di persone. Ecco, in che direzione sta andando questo progetto? Allora, è un progetto che abbiamo iniziato 18 mesi fa, si chiama Ambizione Italia. E adesso l'abbiamo proprio rilanciato in maniera importante qualche settimana fa, chiamando l'Ambizione Italia Digital Restart, proprio per enfatizzare, no, anche l'importanza del digitale in questo momento di ripartenza e di rilancio. E c'è un grande investimento in un'infrastruttura digitale, quindi noi abbiamo annunciato che investiremo in una regione di data center che quindi ci permetterà di portare i nostri servizi cloud anche in Italia, già ci sono, ma proprio con un'infrastruttura dedicata all'Italia. E in più, però, forse ancora più importante, abbiamo deciso di continuare a investire su tutta una serie di filoni, di cui il più importante che citavi tu è quello delle competenze. Allora, evidentemente stiamo vedendo uno scenario dove avremo un impatto occupazionale importante. Secondo il DEF sono 560.000 posti di lavoro, secondo altri analisti si può rischia di arrivare anche a 1 milione. Però l'Italia già da prima vive questo che noi chiamiamo skill mismatch. Da un lato abbiamo appunto tassi di disoccupazione molto elevati, i giovani pre-Covid erano già al 30%. Dall'altra noi non troviamo i talenti e le competenze che servono per fare tutti questi, attivare questi processi di trasformazione digitale. Quindi c'è un grande gap tra quello che serve al paese e quello che il sistema riesce a produrre in questo momento. Classico, quindi anche delle università a questo punto. È tutto il funnel, chiamiamolo così, per cui il nostro progetto Ambizione Italia per lo skilling è partito dalla scuola e l'università, quindi abbiamo formato 500.000 persone già nell'ultimo anno e mezzo. E da adesso in avanti ci proponiamo di rilanciarlo sia sulla scuola che sull'università, ma anche andando a toccare ancora di più le persone che devono fare un reskilling, un upskilling professionale, andare a toccare chi invece ha bisogno proprio di trovare una nuova occupazione, e chiaramente stiamo parlando magari non delle figure che dell'esperto di machine learning o di Python, ma di tutta una serie di mestieri che comunque hanno a che fare al digitale, dove non serve per forza essere il mega esperto tecnologico, ma anche all'interno dell'azienda chi deve fare poi un salto, no, di competenze. Quindi mi occupo di marketing, come il digitale deve diventare parte del mio cassetto degli attrezzi per essere ancora più forte, più competente nella mia professione. Quindi tutto questo insieme di iniziative che porteremo avanti nei prossimi 3 anni ci porteranno a formare sul digitale appunto 1,5 milioni di persone, come dicevi. Ecco, nella tecnologia, insomma, mi viene da dire che quasi sembra che le skills siano fondamentali, no? E qui ti voglio fare una domanda, sempre tornando a parlare un po' di donne, perché un leitmotiv nelle interviste che sto conducendo a proposito di Equal, del premio Equal per la DC, sembra essere quello che le donne, insomma, hanno sempre paura di buttarsi, quindi o hanno al 100% tutte le competenze necessarie, sono preparatissime, da 110 lode all'università, o si bloccano, si autoboicottano. Cosa dici tu, insomma, in merito a questa condizione? Allora, guarda, questa è proprio... Tuo, no? Dove le skill sembrerebbero essere oggettive, quindi veramente anche una barriera all'ingresso.
Allora, guarda, questo è proprio, adesso torno un attimo nel mondo degli stereotipi, però è abbastanza vero nella mia esperienza personale che noi tendiamo sempre, noi donne, a essere perfette, a voler essere pronte non al 100%, al 110%, no? Prima di buttarci, di rischiare questo. Un po' diciamo nella scuola, all'università, ma anche nel lavoro a volte succede, no? Non ci sentiamo pronte, mentre se guardiamo magari ai colleghi uomini, fanno meno fatica a lanciarsi, a buttarsi. Quindi il mio invito sempre quando incontro delle ragazze più giovani è quando siete all'80% pronte è il momento di buttarsi, quindi non serve essere 100% pronte, bisogna rischiare, lanciarsi e provarci, quindi non aspettare di essere perfette, ma le cose succedono e si fanno anche senza essere per forza Perché un perfette. altro, insomma, sentendo un po' dei tuoi interventi, mi sembra che tu credi molto anche nella creatività, cioè applicata al sapere. Quindi sono percorsi anche individuali di creazione di propri modi di intendere le cose, no? È così, sì, ma poi in un mondo come quello dove siamo adesso, obiettivamente tutti quanti ci siamo trovati a immaginare in 2, 3 mesi un futuro che prima ci aspettavamo arrivasse nel giro dei prossimi, facevamo piani a 3 anni e vedevamo tutta una serie di cose succedere, ce le siamo dovute, no? Gestire in un tempo più corto. Il futuro comunque sicuramente è ancora un po' incerto, no? I contorni sono un po' sfumati, sappiamo probabilmente che sarà più digitale, ma non esattamente come. Quindi è un mondo di grande incertezza, dove l'esperienza ti serve, ma non è la soluzione di tutti i problemi. Non puoi replicare le soluzioni che avevi utilizzato in precedenza, se non in parte. E quindi è un mondo dove tu, vabbè, noi Microsoft diciamo è un nostro leitmotiv culturale, che non vogliamo una cultura del know it all, le so tutte io, ma una cultura del learn it all, quindi una cultura che ascolta e impara. E io credo che questo sia un elemento, no, di quei leader moderni del futuro che dicevamo prima, cioè ascoltare. Raccogliere idee, tu non puoi avere tutte le risposte, quindi devi veramente usare il tuo team, ma l'ecosistema anche all'esterno per farti la tua idea, comporti il tuo puzzle e poi decidere. Alla fine decidi tu, però le idee, le soluzioni e le decisioni ti arrivano, no? Con uno sforzo di coinvolgimento anche del team all'interno dell'azienda, dei partner, degli stakeholder, quindi devi avere questa capacità di sintesi, che vuol dire che non sei l'esperto di tutto quanto, no? Eppure nella stanza dei bottoni, insomma, continuano a esserci sempre più uomini, sempre se vuoi con gli stessi meccanismi di potere. È forse colpa del fatto che le donne non sanno fare sistemi? Allora, io questo credo che sia una malalingua messa in giro dagli uomini, che le donne non fanno network, scherzo naturalmente, che non fanno sistema, però personalmente io ho sempre contato tanto sul network femminile, non solo, no? Però ho avuto tanti sponsor donne nella mia carriera che mi hanno aiutato. Ancora oggi mi aiutano, io tento di fare lo stesso con le ragazze più giovani, con i network a cui appartengo, quindi non sto dicendo che deve essere un network esclusivamente femminile, perché poi ognuno di noi non ha questa sola, però io credo che invece usati bene i network femminili funzionano. Forse è un tema, forse la generazione prima della nostra forse faceva più fatica. Le nostre generazioni, quelle più giovani, vedo invece che il network lo sanno usare e si aiutano molto. Barbara, io ti ringrazio. Prima di, insomma, salutarti, ti voglio chiedere solo una cosa. Insomma, un desiderio che hai nel cassetto, un tuo progetto che ti sta particolarmente a cuore da adesso al prossimo futuro. Allora, sono due i temi che mi stanno a cuore. Il primo sono quello dei giovani e l'altro è quello delle ragazze. Quindi sono fortunata perché anche professionalmente posso portare avanti questi temi che mi interessano anche personalmente. Quindi come questo tema delle competenze digitali, questo tema delle donne nella tecnologia,
sono sicuramente due temi che mi stanno a cuore e vorrei portare a termine questo progetto, ma anche un progetto che abbiamo lanciato con una serie di amiche che si chiama Girls Restart, che va proprio nella stessa direzione di trovare un modo per fare del give back alle ragazze, ai giovani, per aiutarle ad affrontare il futuro. Grazie mille, vi seguiremo e seguiremo tutti i progetti che metterete sul campo. Grazie a te. Barbara, alla prossima. Grazie. Ciao.